Vabbè, adesso posso andare a... Non mi cadere in testa, eh. Ah! Ada! Abdul! Ah, ah, ah! Dove andrà? Dove andrà? Ah, 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 ah! Wahoo! Sei proprio stupido. Max. Si è arrabbiato, mi sa. Ehi, hey, gente, questo è il Ben sul canale con questa nuova puntata di In Sound Mind. Un gioco che porterò, ragazzi, anche con una colica renale. Sì, non chiedetemi perché, non chiedetemi come. Probabilmente ho bevuto troppe schifezze, adesso ne sto patendo. Ma non sarà il dolore a fermarmi dal portare nuove puntate sul mio canale. Comunque, spero vi piace questa serie. Fatemelo sapere con un pollice in su se la volete vedere ancora più spesso. Ma io veramente la sto adorando con tutto il mio cuore. Al punto da veramente essere qui con tutto il dolore invece che stare a letto. E siamo arrivati al capitolo di... Ah, ok. Di questo simpaticone qua. Scusi, volevo solo presentarla al pubblico, buon uomo. Non si arrabbi così. E praticamente questo tizio è un signore che, beh, palesemente ha dei problemi di rabbia in quanto è rappresentato da... Ma non è neanche un toro, non saprei neanche cosa sia. Sembra una specie di... Bisonte? È un teschio di un bisonte quello? Non ne ho la più pallida idea. Vabbè, in ogni caso è un tizio che ci vuole uccidere, noi eravamo il suo terapeuta. E lui stava affrontando un cattivo divorzio, un brutto divorzio. Vabbè, che ce ne siano i belli di divorzi, non lo so, però... Avete capito cosa intendo dire, no? Pronta? Ho sentito che hai incontrato tuo vecchio amico Max. E ho quello che è rimasto di lui. Non lo direi in faccia, però... Ma... Dovresti veramente fare qualcosa con i tuoi problemi di rabbia, eh? Brutto testa di minchia. Ma mi chiami solo per rompere gli zebedei? Sto morendo praticamente, ho iniziato la puntata con 20 di vita ed è una cosa incredibile. Devo in qualche modo aprire questi generatori. Cioè vabbè, in qualche modo. Un cacciavite che troverò chissà dove. Ma, prima di tutto, cerchiamo se c'è qualcosa che mi potrebbe aiutare. Attenzione, questa porta deve rimanere rinchiusa durante... gli esperimenti di non so cosa sia l'urpill. Lure attrarre, pill e pillola, però non so che cosa significhi così tutto messo insieme. L'ultima cosa di cui abbiamo bisogno è che... Ah! È che il nostro bestiame si schianti contro l'hangar durante le ore di operazione. Una forma dipendente belligerante è stato abbastanza... Ah, si riferisce a Max, secondo voi? Belligerante, molto arrabbioso. Molto... Ma tua sorella, ero già convinto che sarei dovuto andare di là. No? What the f... Ah, funziona. Stavo dicendo, a sto punto che cacchio devo fare? Allora, cuori è sicuramente un punto di interesse in quanto Max guidava a... Ah! Ora è aperta? No. Devo sistemare questo ascensore, e come faccio? Vabbè, ma se salto in tempo ce la posso fare, no? Salta, salta, salta. Prendi la chiave. Oh, cacciavite, cacciavite. Salta, salta. Sei così demente da non riuscire a scavalcare una cavolo di recinzione? Va bene lo stesso, però abbiamo preso il cacciavite. Quindi adesso possiamo... Non dire che lo devo utilizzare su... Dovrebbe essere un utilizzo generale. Ah, devo mettere un chip. Dovrebbe essere un utilizzo generale che toglie tutte e quattro le viti, porcaccia la miseria, voglio dire, che cacchio. Tu hai rotto le palle. Hai rotto le palle, te lo dico francamente. Te lo dico col nome di Franco. Allora, questa porta è chiusa e manca un chip, però adesso abbiamo il cacciavite. E suppongo che dovrò andare... Dov'è il vetro? Vediamo se c'è qualcosa che mi sto perdendo. La mia idea è che dovrò andare nelle altre zone dove devo utilizzare il cacciavite. E beh... Come potete immaginare. Max, sei qui? Ok, è lì. Max, stai calmo, Max. Max, sono invisibile. Ho furtività 3. Per favore, cerca di ignorarmi. Max. Ah! Sei arrabbiato, mi sa. Ma hai rotto il cazzo, Max. Te lo dico con tutto il bene del mondo. Sparisci. Forse farlo arrabbiare non è stato molto intelligente. No, 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 non ti arrabbiare, devo andare via, dai. Secondo me lo faccio solo più arrabbiare. Lo faccio solo più arrabbiare così. Max, levati. Max, devo passare. Hai rotto le scatole. Sto maledetto. Mi vuole lasciare in pace. Mi vuole proprio lasciare in pace. Ok, sta sgasando via. È solo che ho 45 di vita, quindi... Not very good, not very good. Oh, Max, o ti levi, o ti levi.
No, 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 no. Tan 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 dan da da dan tan tan dan da na 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 na. Coglione. Sì che ti posso fermare. Non adesso, però più in là ti potrò fermare di sicuro. Ok, screw 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 e screwdriver. Ok. Da cacchio io lo prendo il tuo chip. E scusami, chip di tua sorella. Non te lo prendo. È un chip. Ah, Shinitsu livello 1. Va bene. Cosa si è aperto? Cosa ho aperto? Quella porta lì. Però ho spento anche qui. Oh. Ah, zitto, scemo. Usa il cacciavite e stai un po' più muto, eh. Se ci sente Max siamo fregati. Stai scherzando? E lì riparte? Ah, ho staccato la corrente, sto schifo. Ok, quindi se lo metto qua, che succede? È troppo debole. Maledizione. Vediamo. Allora, questo ha aperto la porta e rimane aperta. Però mi sa... Oh, c'è qualcos'altro. Bla bla. Cosa? Usa lo screwdriver, demente. Ok. Vediamo cosa fa questa. Cioè, teoricamente, seguendo il cavo, dovrei scoprirlo da solo, però. Perché... apro la porta. Ah, ok. No, no. Ma cosa mi serve aprire la porta se poi alla fine posso cavalcare così? Cioè, cosa ci guadagno? Ok, quello è aperto. Adesso proviamo. Non credo di dover andare di là al momento, ma credo di sicuro di dover utilizzare un chip qui. Senti, non posso far esplodere sto schifo. Oh sì che posso. Sono stanco di scavalcarlo. Voglio dire, rompiscatole. Sapevo che ci sarebbero stati tipi diversi di chip, in quanto, beh, c'era scritto V1, quindi... Ciao, il tuo nome è Gary dell'elettricista, no? Non... allora non toccare i miei pannelli elettrici. So che questo ascensore non funziona troppo bene. Ci sto lavorando, quindi cerca di calmarti un pochino e di... Oh, qualsiasi cosa voi ragazzi stiate facendo qui. Sto risistemando il sistema di distribuzione elettrico per l'intero stabilimento, quindi ci saranno dei momenti durante i quali... L'ascensore non avrà abbastanza succo di quanto ne ha bisogno per salire. Odia la stazione di alimentazione perché frigge tutti i circuiti a basso voltaggio. Al punto che devo continuare a scambiare tra i diversi pannelli per far funzionare questo maledetto ascensore per salire a livello 1. Al primo piano. Maledetta vita. Mamma mia. Un uomo che adora il suo lavoro, insomma. Oh, livello 2! Ah! Ma allora qui cosa mi serve? Un livello 3? Ok, sì, apparentemente sì. Mi serve un livello 3. Però col livello 2 probabilmente so che cosa fare. Probabilmente lo dovrò mettere qui. No, 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 non mi troverai. Te lo dico io che non mi troverai. Metto questo qui e toglierò i freni, mi sa. Vediamo. Poi devo atterrare il mio amico. Bello! Forza! Vieni! Cretino! Dove sei? Dove sei che ti fosforacchio le chiappe? Bello! Vieni! Vieni qua! Coglione! Dove sei? Forza, fuocherello! Sono qua! Sono qua! Sono il tuo psicologo, tutto quello che fai è far mio. In quanto devo pure valutare la tua sanità mentale, quindi... Sei messo proprio maluccio, eh! Sarò onesto, i tuoi problemi di rabbia non sono affatto migliorati nell'ultimo periodo, eh! Vieni! Ah! Corri! No, coso, caricami! Ok! Oh! Si fa paura! E mi ha sfondato qua! Non puoi raggiungermi, bello! No, non mi sputacchiare fumo che è tossico per me! Vediamo se c'è qualcosa con cui curarmi! Un gas! Bello! Bello! Non cagare la cippa! Mi devo nascondermi, se no non mi molla! Lui è un po' più rock! Lui è rocchettaro proprio, che rappresenta la sua rabbia, apparentemente. Mi sta ancora cercando? Direi di no. Ciao, bello. Vado, vado per la mia strada, vedi di non seguirmi. Ti sarei grato se non mi seguissi. Sai come posso impedirgli di raggiungermi? I can plug a chip in there. No, toglilo! Ah, qua. Guarda qua. Ah, non risale, maledizione. Speravo risalisse, invece... Fortuna vuole che lui mi possa seguire fino al capo del mondo. Maledizione! Sarà perché ti amo. Non so che cosa fare. Che cosa combinare. C'è un cinghialozzo maiale.
che tanta voglia che mi vuole ammazzare. Forse me lo dirò così. Allora, qui c'è sicuramente una piccola scarica elettrica. Ah! No? Ah, pensavo di prendere una scossa e di passare. Meglio così, meglio così. E mo? Un chip! Il chip livello 14! Sì, 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 sì. Sì! Apri! Cosa? Ma stai zitto, deficiente, vedi di svitare sto schifo. Dove ho lasciato il livello 1? Oh, maledizione, mi sono dimenticato il chip livello 1, spero che non mi serva. No dice. Ah, zitto. Oh, buonasera, signorina, buona... Sono un genio, era tutto previsto. Era tutto previsto, era solo per creare un po' di suspense. Quindi ha funzionato? Era grande, e mo? No, ho l'impressione che mi serva anche il chip livello 1, quindi torno indietro al volo a riprenderlo. Sperando che Toro, infuriato, il suo nome è da indiano, non venga a staccarmi la trachea. Dammi qua. Na 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 na. Sta zitto. Fai paura al cipicippo. Fai paura al cipitippo. Quindi, qui abbiamo fatto... Ok, funziona. Quindi, devo sparare palesemente a questa roba. Devo palesemente sparare a questo. Eh? Funzionale? Funzionalizzato? No, forse qua devo sparare. Ok. No! What the fuck? Guarda che non ho più colpi, Frank. Ancora! Ancora cattivo. Ah no, forse no, forse no, forse no. Forse devo essere più furbo. Mi devo disattivare in tempo per passare senza prendere la scossa. Mamma mia. Geniale. Certe volte mi stupisco del mio stesso intelletto. Sono troppo furbo. Troppo furbo. Troppo geniale. Come 5 di vita? Ma ficcatela nel cipitippo. Tuo 5 di vita. No? La mia genialità non sta più brillando così tanto come vorrei. Ok, facciamo così. Devo saltare là, vero? Ah! Non darmi la scossa, eh? Cosa c'è lì? 15 di vita? Apparentemente non mi vuol dare la scossa. Ve lo apprezzo molto. Però, come vado di qua? Così? Ah! Ah, ah, chi? Dove? Quando? Perché? No, no, no. No, no, no. Ah, ah, da, da. Ullala, ullala. Forza. Coglione. Sei stupido. Bang. Ancora vivo. Ah, no. E infatti mi sembrava strano. Cioè, voglio dire, una fucilata sui denti. È sempre una fucilata sui denti. Potrebbe essere, non lo so, un demone in persona. Una fucilata sui denti fa paura. Sì, ma cosa fa sto? Power is not going all the way. What the fuck? Vediamo. Ah! Come non is not going all the way? What the fuck do you mean, mate? Mate, what the fuck do you mean? An electrical indicator. Looks like it's not receiving it. Ah! Come not going all the way? All the way around. Forse così? Nothing happened. Ma ce ne sono due. Che cavolo vuol dire? Significhi che cosa? Ah no, ho capito. Mi serve un livello 4. No, un livello 3 perché ci sono 1, 2, 3 pannelli. Ah, chiaro come il sole di prima mattina. E qui me ne basta uno, per esempio. Ma che non l'ha? Usa lo screwdriver, su via. Mamma mia, mi sento un elettricista. Pensavo di essere un psicologo, ma apparentemente sono un elettricista. Vedete, funziona così. Ah, chiaro, chiaro. Riprendilo. Cosa mi serve alimentare sta roba? No, aspetta, aspetta, aspetta. Forse ho capito. E poi faccio quella roba lì. Ok, it's powered. Ma che, cosa ci guadagno? Se non ho nascosto. Aspetta un attimo. Non si apre? What? Coso? Guarda che non è così immediato, eh. Fammi vedere. Salta! Ehi, sono ancora vivo. Error. Error. Vediamo se c'è qualche potenziamento. Qui io nasconderei un potenziamento, fossi... È stato... Fossi un programmator. Ma aspetta, ma sto girando in tondo. Maledizione. Chi è che sta ruttando lì in background? Scusami, come ci arrivo lì? A Frank? Oh oh. Vabbè, qui effettivamente è un disastro passare. È pieno di robetta. Però è palese che debba andare di là. Ma non credo che sia la cosa giusta da fare, sai? Come faccio a staccare la corrente a sta roba? Forse... Ah no, è già inserito lì il chip. Forse inserendo lì il chip...
potrebbe anche darsi. Non ne ho la più pallida idea, ragazzi. Mi dispiace, ma sono stupido. E voi direste, che novità. E vi dirò, angolo. Angolo maleducato. Sì, ma cosa ci guadagno? Franky. Capisci? Non c'è una logica. Forse, 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 lo specchio della verità mi dirà che va là. Mi dice un cazzo lo specchio della verità. Maledizione. Dimmi se non c'è più livello 3. Ah! La grande. Aia. Ah no, potevo passare di qua. Fin da subito. Ma scusami, ma se io devo andare di là, no? Come faccio ad entrare? In qualche modo devo portare l'alimentazione, credo, no? O sbaglio? Cosa mi sto perdendo? Cosa devo sparare? Non vedo niente a cui sparare. Cioè, è palese che quella porta sia elettrica. O sbaglio? Oh, chi? Maledetto. Maledetto. Non ci sto arrivando proprio, eh. Sono proprio tonto. Ma questo mi fa male, vero? Ah! Ah no, non mi fa del male, solo se li tocco mi fanno male. Ah! Paura superata. Ok, ok. Ah! Ah! Capito. Mamma mia, quanto sono geniale. Poi mi devo abbassare, vero? Ciao, ciao, ciao. Oh no, mi sto per friggere la pettinatura. No, ti prego, vaffanculo. E mo? Ah, sul tetto. Ah, capito tutto. Qui è rotto. Non so, volevo rompere il più possibile queste ventole. E sono entrato. Mamma mia. Il ladro migliore della storia, ragazzi. Chip livello 3. Ma qualcosa mi servirà, no? Pronto, pronto, arrivo, arrivo. Fammi curare che... Ma sto trovando solo colpi per il fucile a pompa, il che è gradito, però voglio dire... Non ce la stai facendo, Wales! Più in profondità vai, più buio si fa. Facendo l'elettricista non cambierà questo. Quindi dovrò fermarti qui. Aggrappati a qualcosa. Cioè, preparati. Devo aver paura? No, perché non ne ho, sarò onesto. No, 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 un'idea, un'idea, no, no. Non rompere gli zebedei, aspetta. Ship livello 3. Ah, 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 da buda, buda, buda. Bulla, 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 bulla. Ah. Sono troppo intelligente per te, ragazzo. Chi è il prossimo? Chi è il prossimo zebedeo? Che vuole bruciare. Elettrificato. Dov'è? Lo sento, ma non lo vedo. Ah, ah, da, ah, buda. Bello. Non rompere. Mi hanno circondato. Sono all'angolo. Via la testa. Dammi, dammi qualsiasi cosa tu abbia. Cibo per cani. Lo dai a tua sorella. A quella bao bao di tua sorella. Non a me. Vieni qua, bello. Vieni qua, avvicinati. Sono qui, sono qui. Avvicinati. Vieni qua, bello. Avvicinati di più. Idiota. Cosa dovrebbe essere? Una boss fight? No, perché non ho per niente paura, eh. Guarda qua. Boom. No, ho preso. Ho calcolato male. No. Muori. Ehi, vuoi vedere una cosa fighissima? Guarda qua. Bang. Sono serio? Questo è il meglio che hai da offrire? Signor uomo col cappellino? Sul serio? Tutto qua? Va bene, fingerò di aver avuto un pochino di difficoltà la prossima volta, ok? Giusto per non deluderti troppo. Cosa? Si è staccata la corrente? Ora che sono passato la corrente è saltata. Maledetto. Maledetto. Vabbè, adesso posso andare a... Non mi cadere in testa, eh. Ah! Ada! Abdul! Ah, ah, ah! Dove andrà? Dove andrà? Ah, 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 ah! Wahoo! Sei proprio stupido. Ciao, bello. Vieni qua. Ah! Non mi prenderai mai vivo! Credo che comunque tu non mi voglia prendere... Oddio mio, se fa paura. Ho una paura matta quella roba. Bello, lasciami in pace. Aspetta, qui me ne servivano tre, vero? Che cosa fa questo? Ehi, silenzio. Ah no, ne serviva uno. Non ho detto. Ehi, vroom vroom. Devo andare... No, devo andare là, vroom vroom. No, calmo, calmo, calmo. Va bene, mi nascondo. Guarda, no, non ci sono più. Dove sarà? Chi lo sa? Chi lo sa? Via, 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 via. Corre, corre, corri. Oddio. Ho una nausea tremenda per colpa della conica. Bello. Oh. Non è morto? Che
prendi per il culetto. Il culetto gnocco gnocco. Guarda qua. Guarda qua. Veramente credi di farmi paura con sta robetta. Ragazzo, ma tu sai con chi hai a che fare? Con una pippa. Comunque, a livello 3 adesso dovrebbe funzionare l'Ascensorius. Sali! Sali Ascensorius, sali! È carino. Ogni enigma è veramente completamente diverso l'uno dall'altro. Il che... cioè, voglio dire, alcuni riciclano di solito gli stessi enigmi, ma qua veramente ogni capitolo ha qualcosa di nuovo da offrire. Questo è bellissimo. Bang! Apriti! Oh! Pezzo di merda! Qui arriva la nostra... no, aspetta, ho un'idea. Qui arriva la nostra resa dei conti, maledetto. Vieni qua, credi di farmi paura, eh? Fatti sotto, bro. Volevo vederlo in faccia, ma non ce l'ho fatta. Dove sei? Pranti? Negar voleva solo riavere il suo lavoro. Se avessi fatto il tuo, probabilmente non avrebbe fatto uno scenario del genere. Perché è tutto ciò quello che è. La lamentela di un uomo che non è in grado di controllare se stesso. Sì, il controllo è il nome del gioco. Tu capirai come si giochi. Ok, apparentemente non mi serve. Però mi serve servito. Servito? Controllo? Ci sono tante videocamere. Che vuol dire controllo? Cosa intendi di... oh! Attenzione a tutti i dipendenti! In quanto la restaurazione sta continuando per il nostro nuovo sistema di distribuzione, siamo ancora nel processo di rimuovere e riclassificare i macchinari e l'equipaggiamento lasciato nella cava. Non provate ad utilizzare nessuno di loro senza alcuna autorizzazione. Ogni uso improprio potrebbe portare a ferite oppure addirittura alla morte. Chiedete prima di utilizzare qualsiasi cosa che voi non conosciate. Mr. Hill. Mr. Silent Hill. Io poi lo porto Silent Hill, sapete? Voglio proprio giocarci. Non ho mai giocato, ma... tra l'altro adesso deve uscire il remake. Ma... no, in realtà ho giocato un solo Silent Hill ed è quello The Room. L'unico Silent Hill al quale io abbia giocato. E non l'ho neanche finito, se per questo, perché avevo troppa paura in quanto ero un ragazzino. Avevo la Play... avevo la Play 2 e era troppo per me quel gioco. Sperimentale pillola dell'attrazione. Ingredienti: bolepo feromone, tripnocipi... ma che è? Un fungo allucinogeno. Fungo estratto ricordea. Tripnocipirpin Recus, terzo piano, cold storage. Ah, è primo. Ah, mi dice dove devo raccogliere questa roba. Quindi mi sa che mi serve. Mi sa che devo raccogliere tutta sta roba. Quindi ha detto primo piano della safe room, cold room e poi terzo piano. Però devo chiedere al signorino Jimmy Franco. Jimmy Franky Francuco. Franky Franky Cucucuco. Andiamo? Ah, devo andare di qua. No? Sì. Manca la corrente elettrica. Mi di... ah, assembly room. Qui non ci sono stato. Qui non ci fui stato. Però sto notando, ragazzi, che abbiamo superato il nostro tempo limite. Quindi vi ringrazio per aver guardato. E mi auguro di vedere nella prossima puntata di In Sound Mind. Non dimenticate che siete migliori e vi adorerò sempre. E sul serio. Bella bella!